Abbiamo incontrato i cannibali, persone orribili che si dilettano a mangiare la carne degli esseri umani. Orribili mostri quasi peggiori degli infetti che combattiamo ogni giorno. Ma presto faremo saltare in aria la loro base. Ma siamo pronti a partire questa missione? Siamo quasi pronti. Però c'è ancora qualcosa che purtroppo non abbiamo. Quell'accampamento non svanirà da solo e ce l'abbiamo letteralmente a un tiro di schioppo vicino a noi. Dobbiamo trovare una maniera. Togli di mezzo, sì. Allora. Cosa ti serve? Qualcosa per toglierli definitivamente dalla faccia della terra. Per non lasciare nessuno. Glielo diciamo! Sì. Nella chiesa, te la ricordi la chiesa? Sì, c'erano le vostre bandiere dentro, mi ricordo. E anche altro? Non solo, c'è una piccola sorpresa là dentro. La nostra bambina esplosiva. Ehi, calmatevi. La vostra bambina esplosiva? Che si sa? Oh, lo sai. Avete una figlia? L'avete lasciata indietro alla chiesa? Andiamo a vederla, dai. Questa cosa mi insospettisce. Per caso vostra figlia esplosiva è una bomba? Potrebbe. Ok, calmiamoci però. È una buona idea questa. Effettivamente, se facciamo saltare tutto l'accampamento di quei cannibali, sicuramente non avranno modo di riformarsi. Piazza pulita. Sì, è un'ottima idea, in effetti. Possiamo arrivare al centro della loro base, piazzare la vostra bambina e poi far saltare tutto. Alla chiesa mi avete detto, giusto? Esatto, nella chiesa. Aspettatemi qui, ci vado con Anna, la recupero e torno. È un'ottima idea, veramente un'ottima idea. Anna! Lion, ma tutto bene? Ho sentito un sacco di frastuono venire da dentro. Quei due non sono proprio stabili, diciamo che iniziano di nuovo un po'. Ma io ho sentito anche te! Sì, perché mi hanno dato una notizia importante, Anna. A quanto pare hanno una bomba loro e la possiamo usare noi. Cosa, una bomba? Vieni, andiamo, sbrigati, seguimi. Scusa, ma perché avevano una bomba? No, lo so perché ce l'avevano. La chiamano la loro bambina. Chissà cosa ci volevano fare, insomma. Ma perché non mi sorprende? Appunto, è quello che mi preoccupa. Non è che per calmati, caso la volevano... Calmati! Va bene. Senti, non è proprio che mi fa sentire tranquilla il fatto che quei due avessero una bomba. Ho capito che non ti fa sentire tranquilla, ma è meglio se ce l'abbiamo noi adesso questa bomba, perché potrebbe servire, porca miseria, per sistemare la situazione con quei maledetti cannibali a fianco. Attenta che non è l'unico problema che abbiamo, ce ne sono un casino qua intorno. Quanti sono ogni volta? Ma com'è possibile? Non ne ho idea, sono sempre troppi. Vieni con me, dobbiamo arrivare fino alla chiesa dove mi hanno detto che hanno nascosto la bomba, o la loro bambina, come la chiamano loro. E poi, finalmente potremo entrare dentro l'accampamento dei cannibali, piazzarla e far saltare per aria tutto. Che te ne pare come piano? Ma hai già pensato a come entrare? Perché quello è il problema. Ah, non ti preoccupare, siamo armati e pericolosi. E se ho capito bene, loro non usano nemmeno le armi. Gli piace combattere corpo a corpo, ma... Ti credo, ti vogliono mangiare. Non hanno sicuramente speranza contro tutte le nostre armi, te lo dico io. Però sbrigati, perché non possiamo stare in giro così. Infatti non ti fermare, vai, non ti preoccupare per me. Vieni. No, mi preoccupo come invece. Mi preoccupo come. Lo sai che mi so difendere ormai. Ho capito, ma ricordati sempre. Attento dietro piuttosto. Che io e te siamo ancora infetti e malati. E anche se siamo fuori pericolo più o meno, è meglio non rischiare, non correre rischi e non farci morsicare altre volte, più del necessario almeno. La chiesa è lì davanti. Ti hanno detto di preciso dov'è? No, ma se c'è una bomba, penso che la troveremo facilmente qua dentro, eh. Non può essere nascosta troppo bene. In teoria mi ricordo che c'era un magazzino con il loro standard, o sbaglio? Sì, la usavano come base questa roba. È una roba un po' sporca, è anche un po' infestata, più dell'ultima volta. Mi sa che ci deve essere passato qualcun altro. Tu guarda la sì, porta. Sì, perché non abbiamo sbarrato. Vediamo un po'. C'è un po' di... Oddio. Qualcosa c'è in effetti, Questa secondo me è la bomba. Porca miseria. Madonna, è una roba artigianale, vedi? L'hanno fatta usando una zucca come contenitore. L'hanno riempita di dinamite. Proprio fino all'orlo. Ma com'è possibile? Dove hanno preso tutto questo esplosivo? Non ne ho idea. Però credo che si possa attivare usando il mio ricetrasmettitore. Questo funziona anche come detonatore, sicuramente. Con le frequenze della bomba. Mettilo via, mettilo via, non mi piace che lo tieni in mano. Allora, prendiamola prima di tutto. Ok, eccola qua. Mamma mia. Beh, porca miseria. Questa, secondo me, Anna, sarà perfetta per quello che è ci dobbiamo fare. È talmente grossa che quell'accampamento lo spazza via in una botta sola. Andiamo, vieni con me. Ce ne torniamo in fretta, perché io
Stamattina volevo partire all'alba per entrare dentro da quegli infami dei cannibali, però purtroppo alla fine ho pensato che sarebbe stata un'idea migliore venire e andare direttamente con qualcosa per farli saltare in aria. E attenta dietro. Tu hai ragione, però adesso non c'è troppa gente che ci potrebbe guardare. Nah, nah, in questo buio mondo è sempre tenebroso, quindi secondo me non ci dobbiamo preoccupare, però farei una cosa invece. Abbiamo affrontato fin troppi zombie, abbiamo sprecato tanti proiettili, quindi non ti fermare. Seguimi, corri veloce. Ti sto seguendo, vai tranquillo, in caso uso l'ascia. Benissimo, e stai tranquilla, Anna. Ti vedo troppo agitata, ho capito che siamo in una missione importante, ma la devi smettere immediatamente, altrimenti farai preoccupare gli altri. Il fatto è che è troppo importante, cioè ti rendi conto di quanto può cambiare le nostre vite questa missione? Certo, potremmo trovare il bambino, potremmo liberarci di questa infezione una volta per tutte. Potremmo guarire! Madonna, sarebbe bellissimo metterci alle spalle questa spada di Damocle dell'infezione. Sarebbe veramente la nostra fortuna, sarebbe. E tutto va bene, però. Ah, beh, speriamo che vada bene. Allora, vado a recuperare un po' tutti. Mi servono Mario e Stefano, che quei due saranno pure pazzi, ma secondo me sanno combattere molto bene. L'ho trovata, la vostra piccola. Guardate qua. Fa vedere, qua. Fa vedere. Oh, quanto mi sei mancata. Oh, bellissima. È lei, vero? È proprio lei, guardala. L'avete costruita bene, mi auguro che non ci lascerà a piedi al momento del bisogno. No, fidati, lascerà solo un grosso cratere. No, ottimo, mi fa piacere, perfetto. Ma voi ci siete, Anna c'è, Strecatto c'è. E Alex dove è finito? Ma io l'ho visto uscire stamattina, non è tornato? No, porca miseria, sapeva! Ma è successo di nuovo qualcosa? No, mi auguro di no, sapeva che questo era il giorno della missione e cosa fa? Prende e se ne va! Magari è andato in avanscoperta per vedere com'era la situazione. Anche se così fosse, non ha una giustificazione, perché sapeva benissimo che nessuno doveva allontanarsi oggi. Comunque, ragazzi miei, dobbiamo uscire e correre all'accampamento. Io, anzi, sapete che cosa farei? Farei una breccia nel nostro stesso muro per passare inosservati. Oh, bella idea! Ok, mi sembra la cosa più intelligente da fare, eh? Lionel, lasciamo l'accampamento sguarnito. Più che altro l'accampamento con un buco nella parete. Quello è pericoloso. È sicuro. Potrebbero entrare gli infetti anche, eh? Beh, ripariamo subito se lo facciamo. No, è meglio di no. È meglio di no. L'ultima volta che ci si sono rotte le inferriate sono entrati un sacco di quegli infetti schifosi, pallidi. Non riuscivamo neanche più a buttarli giù per quanti erano. Dai, facciamoci una corsa, ragazzi. Non fermatevi ad attaccare nessun infetto. Ci seguiamo, tranquillo. Lì c'è una torre di avvistamento molto grande. Potrebbe essere un ottimo punto di osservazione anche per vedere dentro le mura dei cannibali, eh? Ti hanno magari delle difese. Potremmo vedere se hanno qualcosa, qualche trappola anche, no? Che magari è pronta ad attaccarci e ucciderci se ci avviciniamo. Puoi salirci sopra. Potrebbe essere una buona idea, in effetti, eh? Tagliamo, facciamo così. Magari c'è qualche arma. Allora, facciamo così. Nella torre ci entreremo dopo. Prima io e voi tutti insieme. Questa è una cosa, una situazione in cui non dobbiamo dividerci. Proviamo ad entrare dentro, vediamo che cosa succede. Poi penseremo alla torre. Ma dalla porta d'ingresso? Sì, mi sembra stranamente sguarnito. Mi aspettavo di vedere molte più persone, vedete? E invece, attenzione dietro, praticamente non c'è nessuno qua dentro. Ma dove sono i cannibali? È senza difese, senza una guardia. Ho capito che hanno i macete, ma è facile così. Mi sembra strano che comunque non siano qui pronti ad attaccare chi arriva. Invece ci sono un sacco di zombie, guardate, li hanno intrappolati forse. Ecco quali sono le loro difese. Nah, non possono essersi trasformati tutti quanti insieme. Stupidi cannibali, ok, però sono comunque sopravvissuti abbastanza da costruire questa roccaforte, eh. Allora, facciamo così. Anna, rimanimi vicino. Va bene. Anche tu, Stre. Ti sto a passo. Voi altri due restate un po' indietro e occupatevi degli infetti che entrano attirati da noi, ok? Andiamo, venite con me. Vediamo se c'è qualcuno di vivo qua dentro, perché secondo me qualcuno... È strano che non ci hanno attaccati. Ci sono infetti anche dentro. È strano questo, Cannibali, ma questi a me mi sembrano soltanto che infetti, non cannibali. E ce ne sono tanti. È pieno. Aspetta. Lì c'è qualcuno però, Ma sta mangiando carne infetta, Lion. Mi sa che questo non è un infetto, questo è uno di loro. È un cannibale, ragazzi. Ti sta guardando. Ehi là. È bello vedere qualcuno dopo tutto questo tempo. Cosa, ma chi sei? Che cosa ci fai là dentro? Io sono l'ultimo della mia tribù.
Ci chiamate cannibali, se non sbaglio, non è vero? Sì, siete cannibali. Ma come? Che cosa significa che sei l'ultimo della tua tribù? Gli che altri sono tutti morti. Sono diventati zombie. Io mi sono chiuso qua dentro e sono sopravvissuto. Non è possibile, ma quindi quelli là fuori erano davvero i cannibali? Quanto ma pare che è successo? Sì. Non ne ho idea. Io posso pensare che mangiare carne di zombie o infetta possa infettarti prima o poi. Alla lunga, per forza, a questo punto. Ma più che altro non c'era l'ipotesi che il bambino fosse qui. E si sono morti tutti. E se è morto anche lui? Lui era la chiave per guarire l'infezione, non solo per noi che siamo stabili, ma per tutti quelli che sono malati e non si sono ancora trasformati. Porca miseria. Anche perché ok che lui è immune, ma se comunque viene colpito o mangiato non è che si salva. E quel cannibale ha detto che era l'ultimo sopravvissuto. E poi ormai mi sono quasi affezionato a lui. Questo bambino non lo conosciamo, ma io ho come l'impressione che sia il figlio di qualcuno che conosco. È come se fosse di famiglia. Quindi mi dispiacerebbe se fosse morto, ma magari non lo è. Insomma, magari è vivo, no Anna? Potrebbe essere, no? Non lo so, diamo un'occhiata in giro, magari troviamo qualcosa. Aspettate, parlavate di un bambino, non è vero? Sì, esatto, un ragazzino, l'avete rapito voi. Stai a sentire, se tu mi liberi, io ti dico tutto quello che so su di lui. E già ti posso dire che no, non è morto, il bambino è vivo e non è più qui. Non possiamo liberarlo, Lion. Capito, però ragazzi, cioè... Lion, questo cercherà di mangiarci, te lo dico io. Ma no, ma ormai, guarda com'è ridotto. Cioè, chiuso qui dentro da settimane, probabilmente, a stecchetto. E se rimette su un'altra tribù di cannibali e ci viene ad attaccare? Abbiamo problemi maggiori. Abbiamo quel dottor Ghoul noi. Quello è un problema. Se ci sono informazioni, secondo me ci conviene risorgere a ogni possibilità. Quindi io lo libererei e sentirei quello che ha da dire. Tanto va bene, è solo... apro la porta? Dai, perché aprile. Siamo armati. Grazie, sì, tiratemi fuori. Non ho intenzione di attaccarvi, anche perché vedo che siete armati molto meglio di me. Vi dirò quello che so e poi me ne andrò via a trovare fortuna. Quello che farei non ci importa, dici dov'è il bambino. Vedete, io mi sono salvato perché mi sono chiuso qui dentro, ma... prima di farlo ho visto quello che succedeva. Il bambino, insieme a due dei miei confratelli, sono scappati e sono andati a nord, verso la prigione. Si dice che lì ci sia salvezza per tutti. Questo è tutto quello che so, addio. Prigione? È scappato con due cannibali alla prigione? Quanto pare sì. Vai via adesso, sparisci e non mangiare. Che schifo. Che schifo, mio Dio. Una roba orribile, ragazzi. Ma li ha condotti alla rovina. Mangiare la carne degli infetti finché mangiavano le persone vive. Oddio, non so se fa male. Probabilmente sì. Però almeno non era un... Poi si sono trasformati e si sono uccisi a vicenda. Fa schifo solo a sentirlo. Veramente impressionante. Ma quindi non sappiamo se il bambino effettivamente sta bene, se è scappato con due cannibali. Beh, non penso che lo abbiano mangiato, se lo hanno protetto fino a quel momento. La prigione a nord, si è detto, quindi dobbiamo ricordarcelo. Qua ha lasciato lui un diario, aveva della carne putrida. Si è salvato, schifo. Ma a che prezzo, Si è chiuso, si è dovuto chiudere qua dentro. Qua non mi pare che ci sia altro, invece da questa parte... Oh, ci e siete voi. E da dove voi. Siamo venuti qui? Avete visto ma quel chi tizio? Chi era quel tizio? Chi era? Dici? Era più suonato di voi quello, pensa un po', ne abbiamo incontrato uno peggio. Era... Sarà diverso. Fa ridere, Voi state impazzendo un'altra volta, io ve lo dico, cercate di mantenere la sanità mentale, ragazzi, è importante. Ah, tranquillo, teniamo tutto sott'occhio. Cerchiamo di restare insieme, ma voi due restate qualche passo dietro di noi. Vi verrò a cercare io, ma sempre teniamoci a distanza visiva. Andiamo. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra strada. Che dovrebbe strada. Essere un altro piano. Allora, qui ci sono delle vie. Ma cosa diavolo è successo? C'è crollata anche la scala. Cioè, qua sono impazziti tutti. Hanno iniziato a rompere qualsiasi cosa. Secondo me l'hanno fatto apposta. Perché c'è stato qualche... Tipo, hanno iniziato a trasformarsi perché mangiavano la carne, no? E allora a un certo punto qualcuno ha cercato di isolarsi, magari al piano di sopra, della fortezza. E hanno fatto crollare la scala, avrebbe senso. E l'hanno fatta crollare magari proprio apposta. Per cercare di limitare, no, l'infezione, di fermare il tutto. Credo che qua cucinassero la carne, ragazzi, non vorrei... Lion è veramente disgustoso, cos'è questa roba? Non ne ho idea.
Queste sono delle docce, o almeno lo erano. Quindi si lavavano comunque, hai visto? Non credo che fossero loro le persone. Lavavano la carne forse, può essere, è vero. La lavavano anche perché guarda qui che forno. Ci fanno buttare tutto, forse non ci servirà più. Ci fanno buttare tutto, forse non ci servirà più. Cosa vuol dire? Tutto ci fanno cosa? Buttare tutto? Li spogliavano di qualsiasi cosa. Cioè, non potevano più avere nulla. Quindi non le lo persone sapevano. Quindi loro attiravano qui le persone, magari con la promessa che questo era un posto dove potersi rifugiare, no? E poi invece li facevano spogliare, lavare, gli buttavano tutte le cose e poi se li mangiavano. Che schifo! Dio, erano dei mostri! Madonna, a vedere ste cose mi pento di averlo fatto andare via vivo quel tizio di te prima. Te l'avevo detto che non c'era da fidarsi. Avevate ragione voi, era da ammazzare e basta. Guarda qui, li grigliavano. Oh mio Dio, è orribile. Facevano qualunque cosa. È pieno di pezzi ovunque, mi viene da piangere. Oh porca miseria, che schifo. Guarda qui, avevano tutta la cucina con i coltelli per preparare la carne. Che raccapricciante. Questi sono i machete che usavano sia come armi e sia anche per preparare il pasto, insomma. Ma cosa può portare delle persone a compiere tali pazzie? Ma anche perché proprio in questa città il cibo non manca. Il supermercato era ancora pieno quando ci siamo andati noi. Quindi noi abbiamo lasciato noi stessi delle cose per permettere agli altri di prenderle. Non ci posso credere, io non ci voglio credere. Oddio, finalmente siete arrivati. Ti prego, liberami, fai in fretta. Lion, questa è la seconda volta che finisce in gabbia per aver ficcato il naso dove non doveva. È vergognoso, Stre, vai a chiamare gli altri. Io non ci voglio credere. Te lo giuro. Silenzio! Non e smettila di barbugliare così, perché ti giuro che questa volta ti ammazzo io. Hai ragione, però fammi spiegare come sono finito qua, ti prego. Spiegami. Mi sono solo avvicinato a questo accampamento, poi volevo tornare indietro, ho sentito una botta in testa e eccomi qua, dentro la gabbia. Che cavolo l'ha catturato, scusami? Questo posto è deserto, non c'è più nessuno. Esatto, chi diavolo è stato? L'unico cannibale era chiuso dentro la prigione, l'abbiamo liberato noi. Il dottor Ghoul, per forza, sempre lui. Cosa? No? E sarebbe entrato qui? È lui che ci ha mandato qui? Sì, ma se ci pensi, ha senso. Perché lui probabilmente è venuto a vedere, ha visto che i cannibali erano tutti morti, quindi non c'era più pericolo. Ha visto però purtroppo che anche il bambino non era più qua, maledizione. Cosa? Ma ci ha affidato a noi la missione di venirlo a prendere perché lui non voleva. Ma ci sta prendendo in giro, ci voleva far ammazzare. Secondo me quel dottore ha qualcosa in mente che non ci ha detto. Ti libero, eh. Oh, grazie, ti prego. Oh, finalmente. Io mi auguro che tu ti vergogni. Mi vergogno di brutto. Non volevo venire qua, non volevo finire così in trappola. Oh, ti ho detto mille volte che dobbiamo restare uniti. Non sto scherzando, dobbiamo restare uniti. Lo so, hai ragione, stavolta veramente ho imparato la lezione. Non hai visto chi ti catturava, vero? No, non ho visto nulla, ti giuro, ho sentito solo quella botta in testa. Non ho capito. Purtroppo qui ormai siamo arrivati tardi. Cioè, se anche qui c'era qualcosa da capire sul bambino o su come questi sono sopravvissuti così a lungo, ormai non c'è rimasto molto. Probabilmente da quello che vediamo possiamo intuire che avevano un capo. Vedete, questa specie di trono. È proprio una specie di trono, infatti. Aspetta, potrebbe essere che uno dei due che ha portato via il bambino era il capo. Può essere. Potrebbe essere. Se ci rimaneva ammazzato qua in mezzo. Beh, dovrebbe essere più forte degli altri, no? Cioè, esattamente. Quello che abbiamo trovato noi era solo un semplice sottoposto, no? Un sottoposto, poi era un tribale. Ne avete trovato uno vivo? Sì, era dentro una prigione, bloccato, nascosto. Io da quando mi ricordo, da quando mi sono svegliato in quella gabbia, non ho visto anima viva, eh. Immagino. Purtroppo non hanno lasciato niente per noi e... Ammazza, però per essere dei cannibali guarda che tecnologia avevano. Probabilmente questo posto lo hanno messo insieme sulla base di qualcos'altro. Magari prima era un ospedale o che cavolo ne so. Qua ci sono anche delle bombe. Chissà come mai delle bombe. Infatti è strano. Anzi, ti ricordi? Hanno fatto quell'attacco all'ospedale militare. L'avevano fatto loro. È vero. Quindi erano armati abbastanza da poter buttare giù le difese di un posto come quello. Ragazzi, voi avete visto qualcosa in giro? Qualcuno niente di vivo? Niente di strano, a parte tutto quello schifo là dietro. Tutto deserto, tutto, niente di niente. Però qualcosa ci deve essere. Allora, sappiamo che ci dovrebbe essere una prigione a nord, però non possiamo sapere se questa informazione è vera o se l'è inventata. Non sappiamo neanche quanto sia distante. Però magari se cerchiamo approfonditamente in questa fortezza, ecco, per esempio,
Questa è di nuovo la cameretta del bambino, ragazzi, guardate qua. L'hanno preparata per lui? Secondo me sì, Lo trattavano bene anche loro. Beh, è strano, no? Allora, a questo punto, la bomba dei due ribelli di Mario e Stefano, secondo me ce la possiamo tenere in saccoccia. Perché potrebbe non serve utile qui. Per qualcos'altro. Qua non c'è più niente da distruggere, figuriamoci, non c'è neanche nessuno da uccidere. C'è un libro però, forse del bambino, dice: ho sempre più paura, poverino. Da quando sono arrivato in questo posto tutti mi chiamano il prescelto. Non so perché. Ho molta fame, non ho mangiato nulla, devo scappare da qui. I prigionieri parlavano di un posto sicuro, devo trovarlo. Allora, secondo me il bambino voleva andarsene da questo posto e aveva sentito parlare di un posto sicuro. È possibile che lui abbia chiesto di essere portato alla prigione? Potrebbe perché lo sapeva essere. Che quello era un posto sicuro, se lo è davvero, però. I cannibali l'hanno scortato perché lo vedono tipo come un prescelto, c'era scritto prescelto. Perché? Perché lui non si infetta, è effettivamente immune. Che poi l'abbia reso immune la terapia. Attento! Ma da dove è uscito questo? Che paura. Santa Maria, ma non dobbiamo abbassare la guardia, questo posto esatto, comunque... Esatto, un secondo l'abbiamo abbassata! Non è sicuro, non è sicuro. Continuiamo, dovrebbero esserci delle altre stanze. Il prescelto, pensa te, il prescelto. E beh certo, è normale però, Uno che non si infetta, che gli altri muoiono, lui no. Guarda qui, guarda quanti ce ne Lion. Sono. Oh mio Dio, ma questi tantissimi. Che ci stanno a fare qua? Questi sono quelli che riesce a comandare il dottor Ghoul, se non ricordo perché male. Perché ce ne sono così tanti? Questa è una bella domanda, vediamo se c'è qualche indizio. Dobbiamo tenerli in vita. Parlano di questi, dei pallidi. Perché devono tenerli in vita i pallidi? E guarda quante carne c'era per tenerli in vita. Gli davano da mangiare. Che schifo, gli davano i pezzi. Magari delle persone che uccidevano, le parti di scarto, no? Perché? Ma che c'entrano questi? Secondo noi sappiamo me... che questi sono degli umani modificati. Sì, giusto? Sì, così si dice. Sembrerebbe che siano delle persone morte a cui è stato messo un cervello dentro, praticamente degli infetti a cui è stato messo un cervello di una persona morta. Però perché tenerli in vita? Che senso ha tenerli in magari vita? Magari per loro aveva un sapore migliore. Ah, dici che li mangiavano? Può essere che li mangiavano in effetti. Cos'altro potevano farci dei cannibali? Beh, non mi sembra che fossero scienziati questi cannibali, no, quindi infatti non e penso che li studiassero. Modo il dottore? Ma lui non era ben accetto qui, ci ha mandato a noi. Esatto. Oddio, a meno che un tempo magari non lo fosse, può essere. Anzi, oltretutto questi dovevano essere, mi pare, i fuggiaschi dell'altro accampamento. È vero. Potrebbe essere magari che questi zombie pallidi, in un certo senso per loro avevano una specie di valore rituale. Cioè questi erano una specie di società basata sulla tribalità, no? Dicevano che il bambino era il prescelto. Magari per loro questi mezzi zombie pallidi erano una sorta di esercito di Dio, no? Qualcosa o di... magari erano tipo un anello che li collegava col prescelto, non lo so. Magari hanno notato un comportamento diverso di questi zombie. Effettivamente, per quello che li abbiamo visti, sono diversi dagli altri. Magari pensavano così. Ah, guardate qui, quando arrivava un elicottero, non era pieno di infetti, era pieno di persone vive, li portavano oh così. Oh mio Dio! Oh mio Dio, possiamo andarcene da qua, è macabro! Cioè, la gabbia, tu immaginatela, piena, 10-15 persone vive, tutte stipate qua dentro, le portavano qua, e poi abbiamo visto sotto che cosa facevano, le lavavano. Sì, praticamente come animali da macello li trattavano. E li illudevano, perché gli dicevano che avrebbero trovato salvezza qui dentro, e invece non era vero niente, avrebbero veramente trovato la morte. Era capricciante, guarda, mi son pentita di aver lasciato andare quello. Ascoltatemi, date un'occhiata all'elicottero, vedete se c'è qualche traccia, qualche mappa, non lo so, di dove può essere che sia stato. Ci dovrebbe essere un GPS, magari qualcosa si capisce. Io vado a dare un'occhiata di sotto. Niente, vero, non hai trovato nulla? No, non c'è nulla, ma tu non hai trovato niente di utile. Almeno perché hanno portato via il bambino? Dice che lo chiamavano il prescelto, come se fosse una specie di roba religiosa quasi per loro. Lo veneravano. Sì, lo veneravano, lo adoravano. Ma infatti gli hanno costruito una cameretta con tutti i comfort. Cioè, c'è qualcosa che ci sfugge. Dice che il bambino conosceva un posto, tipo una prigione a nord. E sembrerebbe che in questa prigione a nord sia voluto andare accompagnato da due cannibali. Ma hai controllato là dentro che ci stava? Dove? Nella porta di fronte? In quella stanza, sì, proprio nella lì. Stanzetta, sì, è pieno d'armi. Davvero? Ma mi sembra di aver guardato. Nell'armadietto, guarda bene. Pieno d'armi. Hanno fiuto per queste cose. Ma porca miseria, i miei complimenti. Ho rifatti gli occhi. Vediamo un po'. Porca miseria, mi era sfuggita sta roba. Allora, possiamo non era vero. Possiamo prenderle, ti prego. Ma
Tu pensa, io ero convinto che questi cannibali si difendessero con le armi, tipo melee, con i coltelli, con le mazze di legno. Invece non erano, è vero. Erano preparati, non ti preoccupare. Erano preparati, è stata una fortuna trovare che ormai non c'era più nessuno vivo, perché altrimenti qui, ve lo dico io, avremmo avuto guarda pane per roba. I nostri denti. Vediamo qui. Oh mio Dio, anche della TNT, questa ce la possiamo prendere, eh? Erano pronti a combattere. Se non hai spazio, guarda, lo porto io all'accampamento. Oh, quante cose possiamo allora, fare adesso. Riesco a portare tutto, ragazzi. Però quello che mi insospettisce è che qui c'è scritto: siamo pronti a salvare il prescelto. Loro si preparavano a combattere per prendere il bambino. E probabilmente ciò che hanno fatto, se vi ricordate, portandolo qui dal bunker dell'ospedale militare dove il bambino era prima. Probabilmente lo hanno sottratto al dottor Ghoul ed è lì che è iniziata la loro diatriba. Interessante. Che se lo conosce la voce sul bambino, perché in qualche modo l'hanno conosciuto. Sicuramente il dottore se ne vantava. Magari andava in giro a dire nella comunità, no, che si era tra i sopravvissuti rimasti, che lui aveva la cura. E ma allora... se hai una cosa preziosa non la vai a dire. Lo so, ma quel dottore è già mezzo pazzo, poverino, è rimasto solo per tanto tempo. Oppure magari lo hanno scoperto per qualche altro motivo. Quello che ci interessa adesso però è andarcene da qui. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo andare in questo posto, questa prigione sicura che dovrebbe essere a nord. Abbiamo un obiettivo. Gamba in spalla, ragazzi. Qui non c'è più niente da vedere.